proprio la speranza e la rinascita, i doni più grandi che aiutarono a questo territorio, a questa comunità di Rivisondoli a rinascere dopo momenti forti di sofferenza come fu la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il presepe vivente, mettendo al centro il mistero di Gesù, la sua vita, penso che aprì un nuovo capitolo a questa rinascita nell'identità di un popolo, nell'identità di tante persone che hanno portato avanti il valore della fede. Sempre con orgoglio e con soddisfazione che ogni anno rievochiamo questa bellissima manifestazione del presepe vivente, la 68esima, ma stiamo già lavorando seriamente per il grande evento che sarà la 70esima edizione del presepe vivente. È una emozione fortissima perché è un onore partecipare comunque a un evento molto importante, sentito insomma dal paese. Molta emozione, sono onorata. Ma ci si prepara con tanta fede e con molte prove. Per me è la seconda edizione, in quanto già nel 2016 ho partecipato come però soldato romano. Quest'anno devo ringraziare coloro che mi hanno dato questa possibilità, soprattutto di interpretare i panni di un San Giuseppe. Pertanto devo ringraziare in primis il comune di Rivisondoli, nella figura del sindaco, Geppi Lepore e Don Daniele per avermi dato questa opportunità. È un'emozione sicuramente più forte, più sentita, ma perché oltre ad interpretare un ruolo importante, porti anche a quello che è una riscoperta della fede, di un percorso religioso.